Teramo si prepara ad una mini rivoluzione della raccolta differenziata dei rifiuti con un sistema di ecoisole informatizzate che secondo i tecnici della Team garantiscono maggiori performance di conferimento e risparmio per cittadini e gestori rispetto al classico porta a porta. Il sistema partirà ufficialmente il 1 di ottobre in 10 frazioni di Teramo e nel quartiere di Collatterrato. 10 anni dall'inserimento del sistema porta a porta, la valutazione non può che essere negativa se, rapportata a quelli che erano gli obiettivi che erano stati annunciati, cioè l'incremento della percentuale di differenziata oltre il 65%, che fatta eccezione per l'ultimo anno con la nostra gestione non è mai stato raggiunto, e soprattutto la riduzione della tariffa che non c'è stata. Le ecoisole che non andranno a sostituire integralmente il porta a porta, ma ad introdurre un sistema integrato, quindi il porta a porta resterà rimodulato, integrato con il sistema delle ecoisole che al momento interesserà una porzione importante del territorio, 11.000 abitanti, 5.000 utenze domestiche. Le 11 ecoisole funzioneranno per ora in via sperimentale con una serie di valutazioni periodiche per apportare i correttivi necessari. Per questa ragione non sono previsti al momento sanzioni e premi, ma gli utenti che parteciperanno alla sperimentazione potranno contare su una riduzione tari del 30% sulla parte variabile, cumulabile con uno sconto ulteriore del 30% sempre sulla parte variabile per la compostiera. Al sistema si accede tramite la registrazione con la tessera sanitaria del titolare della tari. Oltre alla raccolta dell'indifferenziato restano invariati anche i servizi a chiamata per ingombranti e per la raccolta di pannolini e pannoloni tramite l'apposita busta taggata da ritirare dal gestore. L'utenza sarà associata ad un tag che è un codice definito per cui per noi sarà possibile risalire effettivamente all'utenza che ha prodotto quel rifiuto.